Nel centro nato per la ricerca marittima e la sperimentazione di La Spezia è stato presentato il prototipo Talon 13, che è una sentinella elettronica per la difesa dei porti. Talon 13 è pensato per difendere le navi dell'Alleanza sia in casa sia nei porti stranieri, questo ovviamente durante le missioni della NATO. Vediamo allora il servizio di Matteo Parlato. Oggi assisteremo a dei tentativi di intrusione, una simulazione di tentativo di intrusione da parte di piccole imbarcazioni e intrusioni subacquee condotte attraverso degli operatori subacquei. Questo sistema è stato sviluppato nell'ambito del programma contro il terrorismo della NATO, programma che la NATO ha voluto in risposta agli atti di terrorismo degli ultimi anni. E noi lavoriamo nel programma di Port Protection, che è appunto un'area di intervento del programma contro il terrorismo della NATO, da circa 4 anni. Durante il corso dei primi 2 anni abbiamo studiato le varie tecnologie da utilizzare nell'ambito del Port Protection, mentre nei successivi 2 anni abbiamo sviluppato il sistema Talon, integrando queste tecnologie. Il sistema Talon elabora le informazioni da vari sensori, radar, sonar, idrofoni, infrarossi, per identificare intrusi in aree vietate sopra e sotto il pelo dell'acqua e, se necessario, autonomamente reagisce, ma con una particolarità. Il sistema non colpisce nessuno in realtà, utilizza esclusivamente tecnologie non letali. E lo scopo di questo sistema è identificare rapidamente un tentativo di intrusione e allertare da una parte il personale di sorveglianza e dall'altra parte l'unità che ha commesso l'intrusione, dicendogli: attenzione, sei entrato in un'area proibita, di conseguenza esci immediatamente, altrimenti saremo costretti ad intervenire in qualche modo. A questo punto ci si aspetta che, se l'intruder non ha un'intenzione realmente ostile, immediatamente reagisca positivamente e abbandoni l'area. Nel caso invece l'intrusione continui, cioè questa unità continua ad avvicinarsi in maniera pericolosa, il sistema progressivamente scala il suo livello di risposta, però sempre utilizzando esclusivamente tecnologie non letali. Quindi manderà dei segnali audio più intensi, li abbinerà dei segnali visivi, quindi delle luci lampeggianti, stroboscopiche o dei laser molto intensi, che però non creano nessun tipo di danno permanente al guidatore del mezzo, al fine di fargli capire in modo univoco e sicuro che i messaggi verbali sono indirizzati a lui. Establish communication now.